Ciao a tutti ragazzi, nuovo video, come state? Spero bene. Video completamente fuori programma perché ero venuto alla pista per provare e testare il nuovo telaio. Ve lo faccio vedere perché è una figata, piccolo spoiler, mentre ti iscrivi al canale. Guardate quanto è figo questo telaio e grazie a questo telaio sto pattinando con il Wizard. Basta, troppo spoiler se no. È venuto anche Gabri. Gabri, per chi non lo conoscesse, è male perché non sei iscritto al canale se non lo conosci, è il fisioterapista che segue la nostra squadra agonista quest'anno e giustamente mi ha chiesto di provare a pattinare per capire un po' i muscoli. Vedete, è colui che sta provando il percorso. I muscoli sono stati coinvolti nel pattinaggio per creare delle schede per andare a capire gli esercizi e per andare a lavorare al meglio con le nostre atlete. Quindi, vuoi non fare un video a lui e stai imparando a pattinare? È d'obbligo, cioè ci sta troppo. Adesso andiamo a vedere un percorso di roller cross. Correggerò io e Alessia, perché Alessia vuol venire nel video, però Ale è lì tranquillissima che vuole fare il video e noi facciamo fare il video Alessia, vero? Certo. Contentissima di stare qua. Ok, molto bene. Gabri sta imparando anche la posizione per partire. Ok, vai Gabri, mettiti in posizione. Ok, peso la gamba davanti. In questo caso Gabri è un po' troppo avanti con la schiena, però ci siamo quasi. Pronto? 3, 2, 1, via! Ok, abbiamo subito una curva, ok, devi impostare bene le braccia, eccolo qua, giriamo, ora curva larga con spinta, ecco il braccio esposto, braccio dietro, bravo, ok, saltino, stabilizza la curva e arriva verso l'arrivo, eccolo qua, non male questo giro, partenza molto meglio in realtà, eh. Ok, abbiamo portato via un cinesino, però va abbastanza bene, occhio alla spalla, per il resto non è per niente male. Quindi andiamo a fare adesso un altro giro, io sono davanti, vai, ok, ecco in partenza che assedia la curva, va sulla seconda curva, apre bene le spalle, bravissimo, ok, va a girare, si fa tutta la curva, imposta il saltino, ok, per impostare poi il giro finale e arrivare sull'arrivo. Ok, quindi Alessia ha notato alcuni piccoli errori e adesso quindi ci divertiamo un attimo. Microfoniamo Alessia e con Alessia facciamo le correzioni. Potrei farle io, però Gabri sa benissimo che è divertente che faccio fare ad Alessia. Esatto. Quindi do il microfono ad Alessia e ci facciamo un po' di risate noi, ma poi questo ve lo spiego più avanti. Nei commenti scrivete perché diamo il microfono ad Alessia. È divertente la cosa. Scrivetelo, Allora, andremo a correggere un po' la partenza. Andiamo a vedere quando partiamo di caricare bene il peso davanti, alleggerire sempre di più la gamba dietro per poi riscaricare il peso davanti dopo. E le braccia, magari aggiungiamo la correzione delle braccia in posizione opposta rispetto alle gambe, quindi gamba sinistra avanti, braccio destro avanti, sinistra dietro, destro dietro, ok? Così poi da contrapporre nel momento della partenza, ok? Quindi questo. Giù il sedere, ok? Braccio destro avanti, sinistro più dietro. Ok? Quando parti e porti avanti la gamba destra, inverti le braccia. Esatto. Ok, cerca di non andare troppo avanti con le spalle, ma quando parto le ginocchia sono schiacciatissime, cioè sono molto basse. Tac, questo. Cioè il ginocchio è molto molto piegato. Si estende dopo. Ok, un altro errore che possiamo notare, ma molto comune, è di non portare le spalle bene nella direzione della curva. Ok, quindi tendere a lasciare la spalla esterna troppo aperta e durare fatica poi ad effettuare la curva. Quando stringo, chiudere bene la spalla esterna per seguire la curva. Ok. Apri, bravo. Spesso porta il braccio esterno, troppo, cioè fuori, quindi nel momento in cui va a fare la curva invece di chiuderlo lo porta qua. Ok, maniera. Andiamo anche velocemente a vedere il passo incrociato per migliorarlo un po', quindi andiamo a lavorare sulle spinte andando a fare un cerchio, ok? Le braccia si impostano giuste nel verso della curva e il piede esterno invece di fare la sola spinta esterna e riavvicinarsi va a scavalcare il piede interno e poi respinge.
Direi essere bravi insegnanti la faccio parte di più. Metti il braccio sull'anca. Esatto. Sì. Bene, eccoci arrivati alla fine del video. Purtroppo non abbiamo visto Gabriele cadere, quindi ci salutiamo. Ciao a tutti ragazzi. E ci vediamo in un prossimo video. Iscriviti al canale, metti mi piace al video e clicca la campanellina. Che bisogna dire? Perfetto, allora purtroppo non abbiamo visto Gabriele cadere, quindi... Se te parli al microfono e si copre qua, madonna che palle, pure al microfono, non pensare.